della sua esistenza come comunità. Parlare di disabilità oggi si riprende da uno spregio parzialmente arginato della introduzione delle franchigie. Continua a cincischiare con i numeri perché è incapace di scegliere un governo, le decisioni è evidentemente essenziale. Buongiorno Presidente Boldrini, grazie per essere qui. Certo, le donne sono il grande sostegno di questo paese. Tanto non parlano, non camminano. Che c'è? È una malattia rara. Una malattia rara. Paghigeria, il cervello non ha sviluppato la 17ª cellula. Mo mia figlia sa spiegare, io non so spiegare. No, ma ha spiegato tutto, signore, ma ha spiegato tutto. Purtroppo. Stia bene. Ha le crisi epilettiche ogni settimana. Grazie, scusi del disturbo. Ma che non lo deve proprio dire, signora, quale disturbo? Guarda, mi piacerebbe fargliela conoscere. E me la farà conoscere? Adesso ci vedremo. Sì, ci vedremo. Prego. Eccolo, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, ibridami su. Roba per le agenzie erano che non ce l'hanno fatta, ovviamente sono tutte esatte. Se vi sento, posso aiutare mio fratello, ma non tutti hanno la facoltà, no? Allora, se il trasporto costa di più del sostegno, le famiglie ci sono, perché dietro, certo, questi bambini ci sono le famiglie. E ringraziamo che ci sono le famiglie che fanno di tutto per questi bambini, perché i bambini esistono. Non bisogna pensare che non ci sono, oppure lo Stato se ne ricorda soltanto quando deve tagliare su questi bambini. Non è giusto, perché loro già soffrono, le famiglie già soffrono, quindi lo Stato deve cercare di fare in modo che vivano. Mi guidi? Ma è arrivata proprio in faccia. Il collega suo mi ha spostato, che io posso fare?